Seconda tappa del tour del Presidente Fontana nell'area interna dell'Ario orientale. Siamo con il Vice Sindaco di Colle Brianza, siamo a Campsirago, Assessore Ettore Anghileri. Un gran progetto di recupero e di riqualificazione di questo borgo. Sì, direi di sì, un gran progetto di recupero che ci vorrà del tempo, grazie anche ai finanziamenti che la Regione Lombardia ha messo sul tavolo. E grazie ai finanziamenti anche del PNR, noi entro il 2026 ristruttureremo tutto il borgo. E quindi conservando le attuali costruzioni e dando poi vita ad una nuova attività all'interno del borgo, tirando persone. Questa è anche una zona turistica conosciuta dai collesi, ma soprattutto anche da chi arriva dall'esterno, perché siamo a due passi dal Monte di Brianza e quindi c'è la possibilità di andare a visitare altri luoghi a partire da San Genesio piuttosto che i boschi e così via. Quindi è una cosa per noi importante e ci contiamo molto. Campsirago, un borgo di pregio che sarà riqualificato anche grazie ai fondi regionali. È un borgo che in parte è già stato riqualificato dando dei risultati veramente eccellenti, e queste sono proprio le scelte che abbiamo fatto. Mi ha fatto piacere sapere che qui intorno ci sono altri piccoli borghi che erano stati abbandonati e che gradualmente stanno ricominciando ad essere vissuti ed abitati. Questa è la strada giusta, questo è un lavoro bellissimo, complimenti all'amministrazione locale perché ha utilizzato molto bene le risorse che abbiamo messo a disposizione. Andare avanti in questa direzione. Ecco, un angolo di Brianza insolito e da riscoprire. Un angolo di Brianza che invito tutte le persone che ci ascoltano a venire a conoscere, perché credo che una passeggiata, una domenica, un sabato qui, o chi è pensionato anche durante la settimana, valga la pena di essere spesa. Bene, tutto per questo passaggio a Colle Brianza, nel cuore di Colle a Campsirago. L'appuntamento è alla prossima, diciamo, stazione, che è Calozio Corte.